Restano alti i numeri del Covid-19 a Civitavecchia, mentre in altre realtà del paese la tanto auspicata discesa è praticamente iniziata. In città il numero dei soggetti che quotidianamente risultano positivi rimane particolarmente alto. Anche il dato fornito ieri dall'assessorato regionale alla sanità e dall'ASL Roma 4, pur inferiore alle 100 unità come eravamo stati purtroppo abituati ultimamente, era comunque alto considerando che prendeva a riferimento i pochi tamponi effettuati nel corso della precedente giornata festiva. Ed era comunque di misura superiore rispetto a quello frutto dei tamponi effettuati la domenica precedente. Che la situazione sia ancora molto complicata viene anche testimoniato dalle tantissime classi, soprattutto delle scuole materne ed elementari, che risultano attualmente in quarantena. E non può certo consolare il fatto che nell'ipotetica classifica territoriale Civitavecchia sia stata scavalcata dalla Dispoli, che pur avendo un numero di residenti inferiore conta attualmente 22 soggetti positivi in più, essendo arrivata a quota 1512. L'ospedale San Paolo resta sotto pressione, a soffrire e soprattutto il pronto soccorso. Sono 14 i pazienti in attesa di trasferimento nella piastra del punto di primo accesso, 13 dei quali risultano positivi. Il reparto di medicina, che è stato interamente riservato ai pazienti Covid, è però saturo e si sta quindi valutando l'aumento dei posti letto. Con il reparto Covid saturo da giorni e con la curva dei contagi che diminuisce lentamente, si registrano grandi difficoltà al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Nella cosiddetta piastra ambulatoriale del punto di primo accesso sono presenti ben 14 pazienti, 13 dei quali positivi al tampone. Diversi coloro che necessitano il ricovero, al momento però impossibile per via del tutto esaurito al reparto di medicina Covid, che conta al momento 30 posti letto, limite mai superato nel corso di tutta la pandemia. A lanciare l'allarme sulle difficoltà del momento è il primario del pronto soccorso Beniamino Susi, che sta gestendo una delle fasi più difficili dell'intera emergenza coronavirus. Oltre al numero elevato di pazienti che dobbiamo gestire e che continua ad arrivare al pronto soccorso, spiega il dottor Susi, abbiamo sempre più difficoltà anche a livello di spazio, con pazienti che sostano nei corridoi. In tanti, soprattutto i più anziani, hanno problemi respiratori e altre complicazioni, più o meno gravi, legate al virus, ma ci sono anche giovani di poco più di 30 anni. Susi spiega che i casi gravi vengono tenuti in ospedale, in attesa del trasferimento in reparto e in alcuni casi somministriamo anticorpi monoclonali, mentre quelli che stanno meglio vengono mandati a casa e alcuni di loro sono gestiti con il farmaco anti-Covid. Siamo al limite, conclude Susi, e una delle possibilità è l'aumento dei posti letto del reparto Covid. Una possibilità che per ora non viene presa in considerazione dal direttore sanitario del polo ospedaliero di Civitavecchia Bracciano, Antonio Carbone, secondo il quale quella di andare oltre i 30 posti letto resta una possibilità remota alla quale al momento non vuole pensare. Ma la situazione viene monitorata costantemente ora dopo ora dalla ASL Roma 4, attenta anche al numero di positivi che saranno annunciati nei prossimi giorni e che influiranno sulla portata della pressione sulle strutture ospedaliere di primo accesso. Il notevole numero di soggetti positivi presenti adesso a Civitavecchia, oltre 1400, mette in difficoltà anche CSP, la partecipata del comune che si occupa della raccolta rifiuti. Si considera infatti che sono quasi 1500 le famiglie interessate per un numero complessivo di soggetti in quarantena che supera ampiamente le 5000 unità. Per questi tantissimi nuclei familiari, come è noto, vengono sospese le procedure relative alla raccolta differenziata. Gli utenti che sono in quarantena devono gettare i rifiuti esclusivamente indifferenziati, usando due o tre sacchi resistenti chiusi obbligatoriamente uno dentro l'altro e ben sigillati con lacci di chiusura o nastro isolante. I rifiuti vengono esposti il martedì, il venerdì e la domenica a partire dalle 20 ed è su questo punto che si crea confusione, con molti utenti che invece lasciano i sacchi fuori dalle loro abitazioni anche nelle altre giornate. Peraltro la squadra ad hoc creata da CSP per far fronte alle esigenze degli utenti in quarantena in questo momento è del tutto sottodimensionata rispetto all'alto numero di soggetti contagiati che ci sono in città. Si è chiusa con un'archiviazione l'inchiesta sulla morte di Giuseppe Gaetano, il popolare ristoratore civitavecchiese venuto a mancare alla fine del 2019 al San Paolo. Come si ricorderà, all'indomani della scomparsa del loro congiunto, che era malato terminale di tumore, i familiari, assistiti dal popolare avvocato Carlo Taormina, avevano presentato un esposto nel quale denunciavano un presunto intervento di un sanitario dell'ospedale per porre fine alle sofferenze del paziente. L'indagine, partita immediatamente, aveva ipotizzato il reato di omicidio del consenziente, per il quale è previsto
prevista una pena che varia dai 6 ai 15 anni di reclusione. Dopo 2 anni di intense indagini e di perizie, con il cadavere di Baffone che venne anche riesumato dopo che si erano svolti i funerali, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia si è pronunciato in via definitiva, disponendo l'archiviazione del procedimento penale a carico del medico che era stato indagato. In sostanza, l'inchiesta, che si è avvalsa di numerose perizie tecniche, ha confermato che il decesso di Giuseppe Gaetano avvenne solo ed esclusivamente per la patologia di carattere tumorale della quale soffriva. Prosegue la trattativa tra la Koenig Royalton e la Tancoa Yacht SRL, la società genovese tra le più importanti del settore, che ha manifestato l'intenzione di rilevare il cantiere alla mattonera. A quanto pare ad ostacolare la definizione di un accordo tra le parti, che potrebbe avere importanti ripercussioni per il futuro della cantieristica a Civitavecchia, ci sarebbero le differenti vedute sul destino della P430, l'enorme scafo di circa 130 metri, mai ultimato e che incombe su gran parte dell'area. La società maltese non resterà con le mani in mano dopo aver investito circa 20 milioni di euro nell'operazione e poi, anche se ciò paradossalmente dovesse avvenire, resterà comunque proprietaria del mega yacht, che continuerebbe quindi a dominare con la sua ingombrante presenza sull'intera area. Lo scrivevamo ieri in un ennesimo articolo dedicato alla controversa vicenda del cantiere ex Privilege, alla luce dell'annuncio dato dal presidente dell'Authority, Pino Musolino, della scadenza fissata a lunedì prossimo di un nuovo termine concesso alla Royalton Koenig per partire con la sua attività. Nel corso di quell'annuncio, il massimo esponente di Molo Vespucci aveva confermato di essere a conoscenza di una trattativa per il subentro alla Royalton Koenig della società genovese Tancoa, tra le più importanti costruttrici di yacht di grandi dimensioni, che, come riportato nel febbraio scorso dal settimanale Oggi, ha venduto all'ingegner Carlo De Benedetti una meravigliosa imbarcazione di 72 metri dal costo di 63 milioni di euro. E la trattativa tra maltesi e genovesi a quanto pare sta andando avanti. Nonostante da parte di entrambe le società non trapeli alcuna indiscrezione, sembra che gli incontri, iniziati già da tempo, stiano proseguendo anche in questi giorni e che l'accordo non è ancora stato siglato, perché al di là di una serie di questioni di carattere tecnico-burocratico ci sarebbe una sostanziale distanza di valutazione dello scafo P430. Quell'enorme scheletro di imbarcazione, quegli oltre 120 metri di ferro in parte arrugginito, non solo fornisce un'immagine senza dubbio negativa di Civitavecchia a quanti arrivano in città provenendo da nord, ma pesa più di un macigno sulle legittime aspirazioni della città a diventare un polo della cantieristica. Peraltro, come già spiegato ieri, peserebbe in ogni caso sul futuro di quel cantiere, perché qualora la società maltese non trovasse l'accordo con la Tancoa, non rimuoverebbe certo a sue spese quelle circa 10.000 tonnellate di ferro e quindi un utilizzo alternativo dell'area della mattonara risulterebbe quanto mai complicato, oltre che con tempi assolutamente indefinibili. Ecco perché, se Civitavecchia non vuol prendere l'ennesimo treno chiamato cantieristica, deve fare il tifo affinché la Royalton Koenig trovi un soggetto subentrante, chiunque sia, basta che sia serio. Ultimatum del sindaco di Santa Marinella sull'osservatorio ambientale. Pietro Tidei lo ha lanciato nel corso della registrazione della trasmissione Sentiamo la Sua di Giampiero Romiti, in onda questa sera alle 21 circa, spiegando l'importanza dell'avvio dell'organismo per non perdere i 6 milioni di euro a disposizione. L'osservatorio ambientale è stato votato dal centro-sinistra, è stato votato dal PD, l'abbiamo voluto noi, abbiamo governato. È stato gestito male da Moscherini, perché è stato gestito pessimamente, perché ne ha fatto un poltronificio, ma non è che perché quello ne ha fatto un poltronificio l'osservatorio ambientale è da buttare via. L'osservatorio ambientale è stato nel decreto via, che era vero che era l'osservatorio ambientale regionale che non è stato mai costituito e non ha mai funzionato, poi è vero che invece è stato preso atto che l'osservatorio ambientale, quello comprensoriale, era lo strumento dell'osservatorio ambientale regionale. Chiaro questo? Perché se non è chiaro questo, la gente continua a non capisce niente. Una volta che c'è stato questo osservatorio nostro, qui Civitavecchiesi, diciamo così, ha funzionato bene, ha funzionato con eccessivo dispendio di denaro, i soldi all'università, i soldi alla fondazione, voglio dire, l'osservatorio ambientale ha finanziato parecchi studi. Tenete presente che dietro l'osservatorio ambientale ci sono oggi 6 milioni di euro, che sono giacenti dall'ENE da circa 8-7 anni, ma sono 6 milioni di euro che vengono spesi per la salute, per l'ambiente, per la tutela del territorio. Ma ci serviranno oggi a noi soldi per la salute? Ma qual è la sua chiave di lettura, Tidei?
perché c'è questa fase di stallo? Per piccole beghe di... Siccome finalmente si è deciso il centrodestra a portarlo e l'opposizione, visto che lo portava il centrodestra, si è messa contro. Tutto lì. Ma se l'Enere domattina, visto che sono 8-9 anni che nessuno ha chiesto una lira di quell'osservatore perché c'è chi è uscita, dicesse scusate, visto che avete giocato per 8 anni, mo ve li levo questi soldi, non vedo più, non ti ho più. No, questa città e questo territorio hanno perso 6 milioni di euro. Potrebbe farlo? Io se lo fanno li dico, li denuncio alla Corte dei Conti per danno erariale, perché hanno privato. Ma chi denuncia? A chi non è entrato l'osservatore ambientale, a chi denuncia? Ma perché? Prima Gozzolino e dopo Tedesco. No, dopo Tedesco finalmente è entrato. Mi scusi. Con piede sulla porta. Ma perché secondo lei l'Enel potrebbe fare... Certo. Questa era la domanda. E certo, l'Enel è benissimo. Dici, io ho 6 milioni bloccati qui, che servivano per l'università, per l'ambiente, per tutto. So 8 anni che li tenete lì fermi e non ve li do più i soldi. Lo stadio Fattori potrebbe riaprire i battenti entro il 2024. Lo ha anticipato l'assessore ai lavori pubblici Roberto D'Ottavio nel corso di un'intervista alla redazione sportiva del TRC Giornale, che andrà in onda diffusamente nel corso dell'edizione serale del nostro telegiornale. Nell'intervista D'Ottavio ha specificato che i tecnici del comune sono al lavoro per fare in modo che i lavori nello storico stadio cittadino possano avere inizio già nel corso del prossimo mese di giugno. L'anno passato è terminato in Francia anche il nuovo Inizia Oltralpe per Tommaso Pampinella. E non solo, il padel surfer civitavecchiese è riuscito anche a togliersi delle soddisfazioni, nello specifico alla Glagla Race che si è svolta nelle acque di Taloir, non lontano dal confine con l'Italia. L'atleta in forza all'Aniene ha chiuso al quinto posto nella gara tecnica, mentre nella long distance di 15 km ha terminato quindicesimo. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.